L'atmosfera medievale di Federicus ad Altamura ha conquistato ancora una volta turisti e comunità locale. Spettacoli, mercati, allestimenti ed il corteo ad Orientem hanno incantato i visitatori nel fine settimana. L'undicesima edizione della festa medievale si è confermata un successo. Possiamo dire che anche quest'anno l'associazione ha veramente superato se stessa. I volontari sono quasi stremati dalle forze, però a loro va il nostro personale ringraziamento, perché anche quest'anno abbiamo superato di gran lunga gli obiettivi che ci eravamo posti. Grazie alla partecipazione dei nostri 400 volontari circa è stato fatto quello che insomma si è visto realizzato. In più le parrocchie e le scuole hanno dato il contributo, i bambini hanno fatto un bellissimo lavoro e anche scenograficamente nel corteo. Molti cittadini ci hanno chiesto i vestiti e anche forestieri hanno telefonato per avere dei vestiti per calarsi un po' nel Medioevo. Qual è stato il riscontro social dell'undicesima edizione della festa medievale Federico? Tutti i turisti che sono accorsi nella nostra città in questi 3 giorni ci hanno dapprima conosciuto sui social. Ci siamo impegnati davvero tanto, speriamo di regalarvi ancora emozioni. A conclusione dell'undicesima edizione della festa medievale Federicus, il grande spettacolo conclusivo in piazza Matteotti, il tema Marco Polo e il suo viaggio, l'unione fra 2 culture, Oriente ed Occidente.